10 anni. Ebbene sì, amici di Top Off, sono passati ben 10 anni da quando è uscito il primissimo Assassin's Creed. E proprio per celebrare l'arrivo di questo nuovissimo capitolo di questa grandissima serie, andiamo a vedere come Assassin's Creed è cresciuto, si è evoluto e soprattutto si è migliorato in tutti questi anni. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi a Top Off. E iniziamo questa classifica, questa evoluzione dal 2007, dal primissimo Assassin's Creed che esce in tutti i PC, in tutte le console Xbox 360 e in tutte le PS3 del mondo. Nessuno aveva mai visto un gioco di questo tipo, nessuno aveva mai visto un gameplay simile, nessuno aveva mai visto un'ambientazione, un'interattività e soprattutto una così grande atmosfera in un gioco Ubisoft. Ed è proprio qui che entriamo in contatto con l'Animus, con Desmond e soprattutto con Altair e la sua continua lotta tra assassini e templari. Una storia molto intricata che poi andrà avanti anche con i successivi capitoli. Una cosa è certa, nessuno aveva mai visto la Terza Crociata o la Terra Santa come è stata costruita in quel lontanissimo 2007. Tralasciamo i vari spin-off e andiamo subito nel 2009, dove di nuovo per PC, Xbox 360 e PS3 esce Assassin's Creed 2 e questa volta ci troviamo il nostro personaggio Desmond, ma anche con il famosissimo personaggio Ezio Auditore. E questa volta Ubisoft riesce a incantare ancora di più i videogiocatori, perché la storia è appassionante, la ricostruzione storica dell'Italia è veramente ben fatta e soprattutto il gameplay è vario e mai ripetitivo, con un ottimo comparto sia audio sia grafico. Niente in questo gioco fa storgere il naso ai videogiocatori, perché ci sono tantissime cose da fare e soprattutto la trama diventa così fitta e articolata che la gente attenderà con tantissima trepidazione Assassin's Creed 2 Brotherhood. Ebbene sì, dopo solo un anno Ubisoft rilascia un nuovissimo Assassin's Creed e lo intitola Assassin's Creed Brotherhood ed esce per PC, Xbox 360 e PS3. Forse in questo nuovo capitolo non ci sono tanti miglioramenti, non ci sono tante evoluzioni, ma anzi Ubisoft decide di rendere ancora più bello, più fluido e soprattutto più emozionante il gameplay e la storia. Le missioni diventano sempre più spettacolari, il sistema di gameplay e di combattimento diventa sempre più interessante, l'intelligenza artificiale risponde meglio ai comandi e soprattutto il mondo si anima di quanti più NPC si siano mai visti fino a quel momento. Ed è proprio sulla scia di questi due bellissimi titoli, sui numeri di vendita di Assassin's Creed, che appena un anno dopo, e cioè nel 2011, esce Assassin's Creed Revelation, l'ultimo capitolo della saga in cui possiamo giocare come Ezio Auditore. Questa volta ci trasferiremo a Costantinopoli, ma anche in questo caso Ubisoft non ha voluto stravolgere il suo grandissimo franchise e anzi è rimasto molto fedele ai capitoli precedenti. Ma dopo tanti anni la gente inizia a chiedere qualcosa di nuovo ed ecco che nel 2012 Ubisoft ci riprova e lancia Assassin's Creed 3. Questo è un titolo che vuole stravolgere un po' tutto e infatti dalla bellissima Costantinopoli o dalla bellissima Italia ci spostiamo nella più selvaggia America. Questo nuovo titolo non solo vi darà una nuova bellissima ambientazione che è sempre molto fedele e avvolgente, ma anzi vi farà anche innamorare della frontiera, delle zone selvatiche e soprattutto delle battaglie navali. Anche in questo caso Ubisoft vende tantissimo e il Metacritic per questo gioco è veramente molto alto. Ma sembra che Ubisoft non ne abbia mai abbastanza e un anno dopo, indovinate, esce un nuovo Assassin's Creed. Si chiama Assassin's Creed 4 Black Flag. Anche in questo caso il Metacritic, il voto per questo videogioco è veramente molto alto e la community si innamora della storia stratificata e intrigante, dei miglioramenti del combattimento, della mappa gigantesca e dell'ambientazione caraibica.
Ma forse quello che piace di più di questo Assassin's Creed piratesco caraibico sono le battaglie navali, che ricoprono un ruolo molto importante in questo Assassin's Creed, e centinaia, migliaia di videogiocatori in tutto il mondo sono sicuri che questa è la strada giusta da intraprendere. Una strada talmente giusta che la stessa Ubisoft un anno dopo cerca di puntare ad un altro titolo del genere e fece uscire in tutto il mondo Assassin's Creed Rogue. Ma questa volta le cose non vanno come Ubisoft sperava. Certo, il punto di vista inedito della trama piace molto ai videogiocatori e c'è qualche formula per migliorare, ma ci sono veramente tantissimi elementi riciclati. Ci sono gli stessi problemi tecnici, grafici di Black Flag e soprattutto il protagonista sembra che non venga enfatizzato abbastanza, ed è proprio per questi motivi che Assassin's Creed Rogue è forse uno di quei titoli più dimenticati nella storia di Assassin's Creed. Gli anni iniziano a farsi sentire e Assassin's Creed inizia a perdere di mordente, per cui Ubisoft deve innovare, innovare e innovare. E nel 2014 ecco che cambiamo completamente location, e Parigi in Assassin's Creed Unity è meravigliosa. Contenutisticamente parlando il titolo è impressionante, e inoltre il nuovo sistema di gameplay, il nuovo sistema stealth è veramente molto efficace, molto immersivo, senza considerare che Assassin's Creed punta molto sulla cooperazione insieme ai vostri amici. Peccato che anche in questo caso, forse per alcuni grossi problemi come l'intelligenza artificiale, svariati glitch e grossi sbilanciamenti nel gadget, qualcosa non funziona molto bene e Assassin's Creed continua ad annaspare. E quando le cose non vanno bene, ecco che Ubisoft decide di cambiare tutte le carte in tavola ed esce per PC, Xbox One e PS4 nel 2015 Assassin's Creed Syndicate. Certo, il concept dell'assassino e soprattutto di quello che ci vuole raccontare, cioè dell'eterna lotta tra assassini e templari, inizia a mancare di una certa innovazione, ma bisogna dirlo, Londra è splendida e i due personaggi che potremmo utilizzare sono veramente ben caratterizzati. La Londra vittoriana, gli squarci e soprattutto la possibilità di scegliere il nostro personaggio sono veramente molto importanti per questo titolo. Ma con l'andare del tempo e soprattutto con i voti della critica specialistica che continuano sempre più ad abbassarsi, si inizia a vedere che Assassin's Creed ha bisogno di nuova energia, nuova linfa vitale. Ed è proprio per i motivi che vi ho appena raccontato che Ubisoft decide nel 2016, sorprendentemente, di non far uscire nessun Assassin's Creed, ma anzi di prendersi un anno sabbatico per cercare di riorganizzare le idee. Ed ecco che nel 2017 Ubisoft si fa risentire e fa sentire anche un nuovo capitolo della saga che uscirà fra poco su PC, Xbox One, PS4 e naturalmente sulle potentissime PS4 Pro e Xbox One X. Stiamo parlando naturalmente di Assassin's Creed Origins. Sappiamo tutti che uscirà in questo fantastico ottobre pieno zeppo di giochi e sappiamo tutti che ci porterà in qualcosa di completamente nuovo e innovativo, come il bellissimo Egitto. Molti videogiocatori e soprattutto i tantissimi amanti di questa serie sperano che questo nuovo capitolo sappia risollevare le sorti di Assassin's Creed, sappia risollevare la bellezza dello scontro tra assassini e templari e soprattutto sappia regalare, come i precedenti capitoli, tantissime ore di sano gameplay. Se anche a voi è piaciuto questo video e soprattutto la saga di Assassin's Creed, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!